21 settembre 1924, Lainate. L'auto di Vittorio Emanuele III taglia il nastro inaugurale del primo tratto, da Milano a Varese, di quella che diventerà l'autostrada dei laghi, la prima autostrada a pedaggio del mondo. La nuova strada ha una sola corsia per senso di marcia, non ha un vero e proprio casello. Il pagamento del pedaggio avviene nell'area di servizio e sosta. In seguito, l'autostrada avrà due nuovi tratti, 24 km da Lainate a Como e 11 km da Gallarate a Sesto Calende.